Ancora strade killer nel Vallo di Diano. A una settimana esatta dal terribile incidente di Silla di Sassano, dove 4 giovani persero la vita, c'è da registrare altre 2 vittime della strada. Si tratta di marito e moglie di Sant'Arsenio, Pasquale e Franca Maccapane, rispettivamente di 63 e 54 anni. Erano da poco passate le 14 ieri pomeriggio di una domenica piovosa, quando la Fiat Punto sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata con un'altra auto, una Renault Scenic, condotta da un 35enne di Polla. Nell'impatto i due coniugi sono morti, mentre il giovane di Polla è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Appena dato l'allarme si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto i carabinieri della stazione di Polla, il 112, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco, la polizia locale di Polla e le ambulanze del 118. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d'ore e deviato su una strada interpoderale per effettuare i rilievi del caso e disporre il trasferimento dei corpi di Pasquale e Franca a Luigi Curto. Ancora una volta un brutto incidente sulla SR-426, la cosiddetta provinciale Teggiano-Polla, sul tratto che collega i comuni di Sant'Arsenio e di Polla, già teatro di altri episodi simili. Quest'oggi si terranno i funerali presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant'Arsenio alle 15:30, dove si prevedono tantissime persone per rendere omaggio a chi purtroppo non c'è più. Disposto anche il lutto cittadino dal sindaco Antonio Coiro a Sant'Arsenio in una giornata più grigia del solito.